Ciao ragazzi, mamma mia, sono sudato da fare schifo, nel senso ho giocato io sta partita. Allora, la Juve perde 2-1 a Firenze con la Fiorentina, ma incredibilmente in una serie clamorose di emozioni il Brescia perde in casa con l'Atalanta Mozzanica. Ragazzi, pazzesco, pazzesco veramente, un campionato che sta prendendo una briga, una piega terribile, nel senso veramente un thriller. Adesso bisogna essere sinceri, io ho visto una Juve brutta oggi. Brutta, sicuramente non ho capito sinceramente perché non abbia giocato Fransi dall'inizio, perché comunque si vede che Fransi quando gioca è un punto di riferimento in attacco. Abbiamo avuto la sfortuna che si è fatta male Bonansea. Insomma, ci sono state molte cose che non sono andate. Poi insomma anche la sfortuna, perché poi comunque il secondo gol loro è stato un po' polle noi, insomma. È stata, credetemi, sono stanco morto. È stata una partita che mi ha esasperato quasi. Ero molto preoccupato da questa partita. Speravo la Juventus potesse vincere, ma davo per scontato la vittoria del Brescia con l'Atalanta. Invece non è stato così. E pensate, perdono tutte e due. Non credo che cambi granché, nel senso che settimana prossima la Juve gioca in casa con il Ravenna e in teoria dovrebbe vincere, in teoria. E il Brescia va a Roma, dove però la RS Roma è molto tranquilla, quindi dubito che farà fatica, sinceramente, detto proprio papale papale, secondo me è un po' già in vacanza. Poi la Juve andrà a Verona col Chievo, il Brescia sarà in casa con l'Empoli. E poi l'ultima giornata vede Juventus Stavagnacco e il Brescia giocherà a Verona con la GSM. Ecco, queste sono due partite un po' insidiose, però onestamente credo che questa era la partita più importante, soprattutto in casa Juventus, perché la Juventus adesso avrà due partite in casa e una in trasferta, a differenza del Brescia che ne ha due in trasferta e una in casa. Ma soprattutto, insomma, era una partita per come si è messa, alla fine va bene così. Va bene così, anche se c'ho l'amaro in bocca, perché questa era una partita dove si poteva dare il colpo finale al campionato, perché bastava tenere il pareggio e il Brescia lo staccavi, senza contare che Cantore si è divorato un gol davanti alla porta vuota praticamente, e quello credo che abbia pesato, perché poi sul seguirsi dell'azione dall'altra parte c'è stato il gol della Fiorentina praticamente, un angolo praticamente regalato e poi il gol del 2-1, una sconfitta che brucia, ma brucia per il campionato, ripeto anche che quel gol del 3-2, nonostante la sconfitta bruci, perché brucia tanto, quel gol del 3-2 dell'Atalanta la rende un pochino meno dolorosa. A fine campionato vedremo se questo punto sarà il punto scudetto per la Juve o per il Brescia. Cioè questo non punto, se sarà un non punto del. Cioè se è stato più importante il gol del 2-1 della Fiorentina o il gol del 3-2 del Brescia. Sicuramente Juventus e Brescia oggi hanno fatto vedere di non essere proprio molto in forma, di essere un po' sulle gambe. E quindi bisognerà fare un bel respiro, perché c'è la partita del 28, ma poi c'è la Coppa Italia. E quindi c'è partita del 1º maggio, dove ci sarà proprio Juve-Brescia. Insomma, come si dice, non è che possono uscire tutte e due. Poi subito dopo ci saranno le partite di campionato e poi si chiuderà. Insomma, il campionato andrà adesso, già non ha più stop, e quindi è importante, secondo me, recuperare un po' l'energia. Io fossi coach Guarino, un paio di giorni di riposo adesso le darei alle ragazze, adesso. Perché hanno bisogno probabilmente di staccare. Le ho viste oggettivamente un po' sulle gambe. La Fiorentina ha fatto una grandissima partita. Dispiace, ripeto, dispiace però è un agrodolce, perché comunque sapevi benissimo che se non prendi quel gol lì tu eri primo in classifica, e questo dà fastidio. Però anche è anche vero che appena la Fiorentina segna, aveva appena pareggiato il Brescia, magari le partite sarebbero andate in maniera diversa. Va bene, quindi inutile piangerci addosso. Adesso bisogna recuperare le energie, soprattutto mentali e fisiche. Recuperare Bonansea, che spero che non sia nulla di grave, e buttarsi sulla partita di Ravenna. Battendo il Ravenna, potremmo ricominciare la nostra marcia, che c'è bisogno adesso di recuperare, soprattutto psicologicamente, perché il Brescia ha dato sensazione che dopo aver fatto la partita della vita con la Juve, qualcosa stia pagando fisicamente. La Juve invece credo che stia pagando più psicologicamente dopo lo stop casalingo col Brescia. Adesso, testa di nuovo
sulle spalle e bisogna andare a portarci a casa questo campionato, perché cavolo, se la Juve lo merita, lo meritiamo e come. Alla prossima, ciao!